E signori, siamo riusciti ad infiltrarci nel provino del team di Sole Ragazze. Signori, ce l'abbiamo fatta. Ciao Esisa. Ciao, ma hai sentito che le regole sono cambiate? No, che regole sarebbero, scusami? Allora, per passare il provino ti basta fare una win. Mi devi portare alla vittoria. Ah, devi, ok, quindi mi basta fare la win però con te. Ok, questa cosa è particolare, quindi non sarò da solo, ma ci sarai anche te e io ti dovrò aiutare a far vincere. Ok, ho capito. Ecco, ci sono già dei primi nemici, potresti ucciderli. Giusto, potresti anche ucciderli te, o sbaglio? Ah, il provino è mio, cioè. Vabbè, se ti va bene, ho capito, ti dovrò cariare non poco. Comunque, signori, per questo video ho iniziato a droppare un bel cozzo. Iscrivervi sia al mio canale che a quello di Esisa come prima cosa, sinceramente. E c'è un tizio dietro di te. Attento, Esisa. Ok. Oh, bravo. Te l'ho stilata. Bravo. Devo ammettere che te l'ho stilata, ma non è questo il problema. Dato l'importante vince la partita. Comunque dicevo, like, iscrivetevi ad entrambi i canali, ovviamente sempre per sempre. Codice ferro nelle cose oggetti per il massimo supporto. E ora Esisa, basta scuse, basta tutto. Andiamo a demolire tutta la lobby. Allora, guarda, qua c'è un altro, Cioè, devo farlo io la kill perché. Senti, devo farla io, nel senso, non mi hai lasciato il tempo di venire a killarlo. Senti, guarda che se vuoi fare un 1v1 contro di me, puoi sempre farlo, dato che stai facendo un po' la fighetta. Scusami se te lo dico, Scusa, il mio team, non è il tuo, mica il team dei Nabbi Carciofi, cioè. Ah, i Nabbi Carciofi. Facciamo una cosa: rinominate qua sotto un nome del nostro team. Secondo me sarà tipo bello, pro player. Voi nei commenti, ovviamente, scrivete qualcosa di molto carino del nostro team e vedremo se sarà Nabbi Carciofi oppure se sarà tipo pro player belli, fighi, forti, incredibili, mondiali, supersonici. Forse un po' esagerato, sì. Comunque, Esisa, nuove persone da me. Attenzione, che questi non sembrano per Vai, nulla killali. Male. Ok, no, l'ho craccato a uno di vita. Let's go, nuova killozza. Ma la domanda è: quanta gente c'è? Ti giuro che è pieno. Allora, no, in realtà ho organizzato io tutto. Cioè, ho detto ai nemici di venirti contro per metterti alla prova. Ah, tu mi stai dicendo che è tutto? Ma dai, adesso vuoi fare pure quella che può comandare forte. Senti, non ci credo a queste cose. Senti, quello che a me basta è passare questo provino e dimostrare che, anche se non sono una ragazza, sono abbastanza forte per il team di ragazze. Chissà, quindi magari diventare il team, diventare il più forte di tutti, no? E cose del genere. Ma scusa una domanda, quindi vuoi abbandonare il tuo team? Diciamo che non lo vorrei fare, ma vorrei dimostrare a quelli del mio team che sono in grado di poter entrare anche in altri team. Va bene, ti do un'altra prova. Vediamo come guidi. Cioè, già partiamo male qua, Non stai andando dritto, okay. Dove stai andando? Scusa, così. Dritta c'è una montagna. Cosa vuoi, che vado contro la montagna? Non ho capito. Eh no, dovresti seguire la strada, capito? Ah, sì, seguire la strada. Quindi in questa maniera tu dici, giusto? Sì. Senti, sai a me cosa piace fare, al contrario di voi ragazze? Queste super mega rampe. Allora, non è andata delle migliori, però siamo vivi e ci stanno pure persone qua davanti. Quindi adesso voglio dimostrare quello che veramente sono in grado di fare, ovvero killare i nemici. Tu fai così, killa il lupo, io killo gli altri e semplicemente cerca di non morirci. Ti ricordo che se io muoio tu hai perso la sfida, Ottima cosa, in realtà non è che se muori, ma semplicemente se non vinciamo con te viva, quindi sì, praticamente se dovessi morire. Senti, questo qua sembra in gamba, aiuto, ok? Vai. Senti, ha riftato, ma che cavolo Come è successo? Riftato, ma... Senti, non fa nulla, non farti domande, non farti Scusami, domande ma... che questo qua lo devo killare. Se io riftassi? Se tu riftassi, in che senso? Non farlo, fidati, moriresti di danno da caduta. Quindi ok, sarai pure scarsa, ma ti assicuro che almeno cerca di seguirmi. Attenzione, gli prendo il muro, Esisa. Let's go, killo. Ha riftato di nuovo, ma mi spiegate cos'è sta cosa? Dovrebbe essere l'abilità, ma non capisco. Questa è la testimonianza che non sei un player forte. Sì, non sono un player forte. Senti, intanto la kill chi l'ha fatta? Scusami, fermi, riesco pure a rianimarti, no. Non devi morire. 6, no, 4, okay. Oh mio Guarda Dio, che signori, salvataggio all'ultimo. No, c'è un lupo, Rido. Lupo, no. Ok, ce l'ho fatta comunque. Let's go, per un cavolo di pelo non ci credo. Allora, dato che, come vedi, ho problemi con la vita, non ho neanche lo scudo, tu hai qualcosa da darmi? Senti, io ne ho appena killato un altro, giusto per dirtelo. Comunque sì, ci stanno qua due pisciolotti, un bello scudone, mini scudi, c'è tutto quello che vuoi, sinceramente. Guarda come ti lascio pure restare in pace. Ma dato che sei forte, possiamo aggiungere una difficoltà? Che sarebbe? Una kill col piccone o con il cecchino? Ti lascio questa scelta. Ok, la farei volentieri col cecchino e in realtà l'ho già fatta perché il DMR è considerabile come un cecchino. Perché, vabbè, senti, va bene, ne faccio un'altra con il DMR, ho già capito. Nuovo player qua davanti, lo investo con l'auto, let's go, e ora guarda. Vai. Combo, boom, e let's go, ucciso di nuovo. Ecco, cosa l'hai ucciso, scusa? Senti, non mi hai detto di fare questa kill col cecchino, mi hai detto di farne un'altra, quindi di conseguenza potevo farla come volevo questa. Comunque, Ferro, non sei il primo ragazzo ad aver fatto il provino, non sei uno dei più scarsi.
darsi, però nessuno l'ha mai passato. Ok, quindi siamo in 30 persone, ho 6 kg e tu ne hai soltanto uno. Pensi veramente che io non riesca a passare il provino? E certo. Ti stai sbagliando di grosso, adesso te lo dimostrerò. Ecco, 9 persone, allora, io vado contro di nuovo. Questo è da DMR, questo è un bro da DMR. Dov'è finito, scusami? È qua davanti a me, sta ballando nel prato. Indovina chi cavolo l'ha killato col DMR, signora Isisa? Guarda, stili pure le kill alla leader del team, no veramente. Stili le kill alla leader del team. Senti adesso, guarda che io voglio fare il provino per il vostro team, ma siete un po' troppo complesse voi donne, quindi sappilo, te lo dico molto sinceramente, potrei rimanere nel mio team una volta passato il provino, eh. Cioè, scusami, tu entrare nel team insultando le persone del team. Cioè, ma ragazzi, no, però, scusami, senti, io qua voglio dimostrare che... Oh, porca vacca! Vai! Devi forse darmi una piccola mano con questi, perché sono molto forti. Potrebbe essere un'idea. Aiuto, ma hanno distrutto veramente questi. Ok, ma dove sei tu? Ok, la domanda è dove sei tu piuttosto. Sei appena morta. Ok, senti, stai tranquilla. Ok, uno li ho mangiati entrambi. Ok, ferma, riftato. Ti do una possibilità. Puoi scappare, però non passi il provino. Però se vuoi salvare la partita puoi scappare. Ok, non voglio scappare. Voglio prima killare quel tizio in volo. Mi manca una sola hit, let's go. Okay. Ora prendo la tua scheda e vado pure a pushare. Che cavolo, sono troppo forte oggi. Dai, non ci credo. Nuove persone che non vogliono che io ti vada a restare. Allora, senti, ho capito, forse restarti sarà un po' complesso, però ce la devo fare. Dopotutto è praticamente l'obiettivo del provino, farti vincere comunque. Oh, boom! Bella, questa vale per 2 kill, perché questa era veramente bella. Ti ringrazio, ma tanto già sto un sacco di kill, non ho bisogno che mi raddoppi le kill, tranquilla. Allora, Ferro, dato che hai 9 kill, se arrivi a 15 diventi per un mese leader del team di sole ragazze. Ok, questa cosa mi sarebbe molto interessante. 15 kill, questa vale 2, quindi sto praticamente a 9. Comunque sì, accetto, e come adesso ti resto velocemente, vado a killare veramente tutti, perché ragazzi è una proposta troppo incredibile questa. E scusami un'ultima cosa, chi sarebbero le altre ragazze del team? Allora, ce n'è una simpaticissima che è anche molto bella onestamente, che si chiama Isisa. Poi ce n'è un'altra, ce n'è un'altra che si chiama Isisa, e poi ancora un'altra che si chiama Isisa. Cioè, non so se le conosci. Cioè, sei praticamente te in ogni tipo di salsa, Isisa. Cioè, non l'ho capita sta cosa. Comunque, ecco qua davanti a noi le nuovissime persone. Allora, te lo dico, vado a pushare prima questo tizio e poi vado dagli altri. Comunque sono veramente in un sacco, Eh sì, ma secondo me le 15 kill non ci arrivi, cioè sei troppo scarso. Sì, sono così tanto scarso da già una kill averla fatta delle prossime 15 che andrò a fare. E in tutto questo, tu ricordati che questo lupo mi ha rotto troppo le scatole. No, ci sono troppi tizi forse. La cosa divertente sarebbe che tu muori dal lupo dopo tutte queste kill. Aiuto, potrebbe anche essere, vedendo che la gente qua è fortissima, aiuto. Ok, ti sto aiutando, perché vedo che sei in difficoltà. Ok, sì, fai molto bene, soprattutto solamente in questa azione. Ok, ho già capito, il tuo aiuto era semplicemente morire per non farmi passare il team. Allora, senti, tranquilla, tanto adesso non ho nessun problema a killare i nemici, perché sono due contro uno ed è come ho sempre fatto. Allora, ovviamente qualora dovessi vincere, anche se in realtà te non sei in partita, varrebbe giusto la vittoria? Va bene, dai, diciamo di sì. Per il momento sì. Ottimo, ce la questo puoi qua fare? Comunque Isisa è veramente super forte. Oh cavolo. Dove cavolo sta sto tizio? Non riesco a killarlo. E lì? No, ce ne stanno troppi. Ti conviene andare in safe? Sì, in realtà mi converrebbe prima killare quel tizio che se n'è appena andato. E poi questo, che cavolo. Bravo, non hai preso neanche un colpo. Comunque, complimenti. Sì, ottimo, non l'ho preso neanche una volta. Mi hai lasciato solo contro due. No, tranquilla Isisa, se fai tutti così durante il provino è ovvio che non passano. Comunque Ferro, guarda che si sta sempre riducendo la probabilità di fare 15 kill. Più tu sei lì a mangiare cavoli. Sì, io ho già capito una cosa. Non mi interessa delle 15 kill. L'importante in questo momento è vincere il provino, perché ti assicuro che è già molto complesso quello. Comunque, nonostante tu voglia che praticamente io ci muoia, perché ho già capito che tu vuoi quello, ho il rischio di morire molto alto, quindi ho paura e forse è meglio scappare da quei tizi che sono veramente fortissimi. Ma oltretutto tu non hai una benda, non hai un medikit, né nulla, cioè stai andando a morire. No, semplicemente sto andando a killare nuove persone per provare a trovarle quelle cose, perché so che sono molto importanti, ma soprattutto so anche che sono solo contro duo. Ma scusami, tu non eri quello forte che va a pushare, ora sei dentro un cespuglio. Senti, è fatto semplicemente apposta per riuscire a fare in modo che i nemici, boh, vabbè, senti, c'è sono nel cespuglio, ok, non mi rompere le scatole. Allora, facciamo un'altra difficoltà. Se io fossi stata viva ti avrei chiesto dei materiali, quindi ora scegli tu. O droppi tutto il legno o droppi tutto il metallo, dato che di mattoni non ne hai. Decido di droppare la pietra, perfetto, mi dispiace. Questa cosa non la voglio fare, io e il tuo cavolo di team piuttosto lo c'entro, te lo giuro. Allora, Ferro, scusami, ho capito che ora ti stanno pushando, ma tu sei capace a fare pavimento scala muro? Sì, sono capace, sono pure capace di scappare da un'onda di Deku che mi ha appena ittato in realtà. No, no, no.
no, non ci credo. Ma un'altra volta, ma cosa hanno da continuare a lanciarmi onde di Deku solamente a me? Non capisco. Guarda, io fossi in te andrei a piangere, perché guarda, veramente il provino non stai facendo nulla questi minuti. Senti, ho 9 kill, che cosa mi rompi pure le scatole? Vabbè, ma no, ma per favore. Cioè ragazzi, ma fate qualcosa, ma sono tutti contro di me. E sei da solo, sei lì come un pirla in mezzo al prato. Vabbè, cosa dovrei fare, scusa, non ho capito. Scusa, dovrei per caso pushare io tutti? Eh sì, devi dimostrare di essere il più forte della lobby, no? Sì, il più forte della lobby. Senti, Ziza, a te ti raccontano un po' troppe storie prima di andare a letto, forse, ho già capito. Okay. Ok, senti, sai cosa faccio? Io me ne vado da qua, lascio fightare prima loro e poi penso a vincere la pavolo di partita. La pavolo di partita? Non sai neanche parlare italiano e senti, vuoi entrare nel mio team? Cos'è appena successo piuttosto? Vabbè, se ti lascia stare, allora, io sono convinto di una cosa, che sta partita ormai è persa e questo cavolo di provino non varrà, ma sai una cosa? Sono contento perché il tuo team mi fa altamente schifo, non avrei neanche voluto entrarci. Ah, ok, cioè prima mi insulti, mi chiami per fare il provino e poi fai così, cioè no. Senti, te lo meriti, sei stata veramente infame oggi con me. Ma cosa ti ho fatto di male? Non è colpa mia se tu sei un bot a pedali su sto gioco, cioè. Un bot a pedali, sei morta 5 o 6 volte, intanto mi stanno ancora sparando tutti, incredibile. Ok, più che altro ora pensa a difenderti, campera, fai quello che vuoi, ma arriva almeno in finale. Ok, vedi che adesso invece che faccio un attimo io quello che comanda la situazione, tu come non so cosa inizi a fare invece quella che è tutta buona e uno e pure l'altro. Capito, dopo che per mesi sono da solo nel team, comunque avrei bisogno di qualcuno nel team. Già capito. Senti, io adesso non voglio morirci, quindi me ne sto un attimo tranquillo. Ho solamente 300 mats, quindi meno male che non ho droppato la cavolo di pietra che mi avresti voluto far te droppare. Ma soprattutto ho due persone che mi vogliono prendere like e sono abbastanza in gamba. Fermi tutti. Vai. Ok, uno a uno di vita, non ci credo. Ok. L'altro pure. Ok. Bello. Ok, bella questa. Killozza per noi, fermi tutti. Attenzione. Ok, ho già capito. È il momento di killare pure questo. Attenzione. Oh. Ok, no. Devo riuscire a giocarmela in gamba, perché qua devo stare veramente attento. Più che altro pochi colpi e potrei morirci. Siete 5 in una safe piccolissima. Ok, non siamo più in 5, siamo non so in quanti. Comunque tutto questo, esatto, sono messo molto bene. Sono messo molto bene, ma sono messi bene anche gli altri, aiuto. Siete rimasti in 2? Ok, 1v1. Attenzione, ragazzi, ce la potrei fare. Quindi tutto quello che te dicevi prima se ne potrebbe andare a quel tal paese. Attenzione, facciamolo volare fuori safe quello. Ok, di nuovo. Let's go! Per favore, dimmi che se ne va fuori safe quello. Ok, attenzione che qua è dura, Qua è molto dura, molto dura. E ma... è rimasto il più forte della lobby insieme a te. Ok, senti, non ho paura del più forte della lobby, ma soprattutto quello di cui lui deve avere paura. Sono io, let's go! Bravo! Mio Dio, che cavolo di partita ho fatto! Allora, Ferro, se vuoi, benvenuto nel nostro team. Finalmente sei entrato nel team più bello d'Italia. Sai cosa ti dico? Sei stata abbastanza infame, quindi dovrete deciderlo voi. Entro oppure no? Scrivetelo qua sotto nei commenti. Signori, del resto, sempre codice Ferro nel negozio oggetti per il massimo supporto. Ci vedete in entrambi i canali, like otto. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi! Ciao.